Francesco, che è successo? Eh niente, praticamente ieri nel pomeriggio un giovane eh, ha ben pensato di, di venire nel parco e sfregiare un pochettino la segnaletica, gli exhibit eh, con una bomboletta spray, insomma le solite scritte da ragazzini che però hanno. Hanno rovinato, hanno rovinato gli exhibit e hanno, hanno reso inservibili i cartelli, perché erano i cartelli indicativi. Eh, per fortuna il, il parco è dotato di sistema di videosorveglianza, le immagini sono al vaglio degli inquirenti che sono venuti insomma, ad assumerli per, per rintracciarlo. Sendo conto che questo è punto di riferimento per tutti i crotonesi, è un fatto strano. Sì, assolutamente, anche perché il parco non, non è nuovo ad atti vandalici, eh, sappiamo tutti la sua storia, però da quando ora il parco è ritornato al centro della vita della collettività, per fortuna questi eventi si erano interrotti proprio perché la gente aveva preso consapevolezza del fatto che questo è il posto di tutti e quindi lo curava e lo preservava. E purtroppo il fatto di ieri ci riporta un pochettino indietro quando ancora purtroppo queste cose accadevano. Speravo, speravamo che non si verificassero più e invece purtroppo così non è stato. Ma voi lo avete scoperto stamattina? No, 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 no. Eh, l'avevamo avevamo già, già verificato ieri sera, insomma avevamo preso le immagini, infatti stamattina abbiamo di buon'ora, appena siamo arrivati, abbiamo messo tutti i documenti in ordine, abbiamo chiamato le forze dell'ordine. Avete fatto una denuncia? Sì, abbiamo fatto una denuncia, abbiamo consegnato le immagini perché, ripeto, non, non è sicuramente è un fatto grave non per il danno subito, quanto per il fatto che è stato fatto a un bene che appartiene a tutti e che da tutti era vissuto e curato. Quindi non è una mancanza di rispetto nei nostri confronti, ma è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti.